Ciao a tutti, oggi parliamo di un particolare episodio della Seconda Guerra Mondiale, una battaglia navale che si è svolta nell'arco di diverse giornate e che di fatto è stata una vera e propria caccia, breve ma molto intensa, e se avesse avuto un esito diverso da quello che poi vedremo, avrebbe anche potuto rappresentare un punto di svolta nella guerra, la prima e unica missione operativa della Bismarck. Contestualizziamo. Alla metà del 1940 la Germania nazista, in neanche un anno di guerra, si era spartita la Polonia con l'Unione Sovietica e aveva invaso e occupato Danimarca, Norvegia, Paesi Bassi, Belgio e Lussemburgo e la Francia settentrionale e occidentale, instaurando nella parte rimanente un governo collaborazionista. L'unico vero rivale che rimaneva in Europa centro-settentrionale era il Regno Unito e per piegarne la resistenza il comando tedesco ideò l'operazione Leone Marino, che prevedeva l'invasione delle isole britanniche. Prima di poterlo mettere in atto, però, era necessario ottenere il controllo dello spazio aereo e, a tal fine, tra luglio e l'ottobre del 1940 si scatenò quella che viene comunemente chiamata Battaglia d'Inghilterra, una lunga serie di bombardamenti e di scontri tra le rispettive forze aeree, la Luftwaffe per i tedeschi e la Royal Air Force o RAF per i britannici, che, nonostante abbiano subito pesantissimi bombardamenti nel proprio territorio, alla fine riuscirono a resistere. La Battaglia d'Inghilterra fu la prima grande sconfitta della Germania nella Seconda Guerra Mondiale, ma c'era un altro modo per costringere il Regno Unito alla resa: prendere di mira i convogli mercantili navali pieni di rifornimenti e approvvigionamenti che arrivavano da oltreoceano. Per i britannici erano di importanza vitale perché gli permettevano di continuare la guerra. Perderli sarebbe stato un disastro e avrebbe permesso ai tedeschi semplicemente di aspettare la resa del Regno Unito, che sarebbe sopraggiunta per mancanza di risorse, fondamentalmente per fame. Questo avrebbe rappresentato un vero punto di svolta nel corso della guerra e avrebbe poi permesso ai tedeschi di concentrarsi al 100% sulla tanto bramata invasione dell'Unione Sovietica. Ed è qui che la nostra storia si sposta sul mare. Già dalla metà del 1940, dopo la conclusione della campagna di Francia, i tedeschi iniziarono a usare i porti del territorio occupato, soprattutto quello di Brest, per pattugliare costantemente l'Oceano Atlantico settentrionale e affondare tutti i mercantili che trovavano, stando però attenti a non colpire quelli statunitensi, che erano ancora formalmente neutrali e non si voleva creare un incidente che desse un pretesto agli Stati Uniti per entrare in guerra. Alle unità di superficie erano affiancati temibili U-boat e per intensificare gli attacchi venne deciso nell'aprile del 41 di inviare un'altra squadra navale nell'Oceano Atlantico settentrionale composta da 6 elementi, tra cui l'ultima frontiera delle navi da guerra chiamate corazzate, la Bismarck, così chiamata in onore di Otto von Bismarck, il cancelliere di ferro, figura fondamentale per la nascita dell'impero tedesco nel 1871. La nave misurava 250x36 metri, aveva 44 cannoni di artiglieria antiaerea, 12 cannoni calibro 15 cm, 8 calibro 38 in grado di sparare proiettili pesanti 1 tonnellata e altri cannoni minori, 320 mm di acciaio a protezione dello scafo e, nonostante il dislocamento totale a pieno carico di quasi 52.000 tonnellate, era in grado di sfiorare la ragguardevole velocità di 57 km orari. Insomma, nelle parole del tenente von Mulheim-Rechberg, sopravvissuto agli scontri successivi, quella montagna d'acciaio che sputava fuoco. Dato che alcune navi della squadra erano in riparazione, soltanto due riuscirono a salpare dal porto di Cotenhagen, oggi Gdynia in Polonia, il 18 maggio 1941, oltre alla Bismarck, l'incrociatore pesante Prinz Eugen. Il piano prevedeva di fargli raggiungere l'Oceano Atlantico nella massima segretezza, ma la Bismarck venne avvistata nel Kattegat, il braccio di mare che divide la Danimarca dalla Svezia, e poi nelle vicinanze di Bergen dai ricognitori della RAF mentre si riforniva. Per accorciare i tempi, il comandante della missione, l'ammiraglio Gunther Lütjens, decise di salpare subito. Avrebbe sempre potuto rifornirsi in seguito tramite navi cisterna nell'Oceano Atlantico o cercare di puntare direttamente su Brest. Quindi salpò dirigendosi a nord-ovest, compiendo un ampio giro volto a evitare le isole Faroe e l'Islanda, preventivamente occupate dai britannici, che da parte loro mobilitarono le navi presenti nella baia di Scapa Flow, e il 23 maggio l'incrociatore Norfolk individuò le navi tedesche mentre si trovavano nello stretto di Danimarca.
un braccio di mare che, a dispetto del nome, si trova tra l'Islanda e la Groenlandia, e poi lasciò campo libero al HMS Prince of Wales e all'incrociatore HMS Hood, fiore all'occhiello della Marina Britannica. All'alba del giorno successivo le quattro navi entrarono in contatto. La Hood e la Prince of Wales aprirono il fuoco per prime, sparando contro la Prince Eugen, mentre le navi tedesche si concentrarono sulla Hood, che dopo mezz'ora di combattimenti venne colpita in pieno da una bordata di proiettili provenienti dalla Bismarck, che la centrarono a metà nave. Uno di questi proiettili sfondò vari ponti corazzati, andando ad esplodere proprio dentro una Santa Barbara, un deposito di munizioni, causando un'esplosione devastante che spezzò la Hood a metà, causandone l'affondamento nel giro di pochi minuti e la morte di più di 1400 membri dell'equipaggio. Anche la Prince of Wales venne colpita e si allontanò malconcia. Le due navi tedesche erano riuscite a forzare il blocco, anche se non certo inosservate come speravano, ma ora l'Utgens si trovava davanti a una decisione delicata, perché anche la Bismarck era stata colpita e uno di questi colpi aveva causato una fuoriuscita di carburante e un conseguente rallentamento della nave. Poteva proseguire la missione o decidere di tornare indietro per effettuare le riparazioni. Ormai l'effetto sorpresa, tanto sperato, era sfumato e tornare in Germania avrebbe significato perdere tempo regalandolo agli inglesi perché potessero rafforzare lo stretto di Danimarca, che poi avrebbero dovuto tentare di sfondare nuovamente. Anche se dopo l'affondamento della Hood il morale a bordo della Bismarck era alto, l'ammiraglio era preoccupato. Sapeva che l'affondamento di una nave così prestigiosa avrebbe scatenato una caccia serrata nei loro confronti. Il Regno Unito, che per secoli aveva basato il proprio prestigio e il mantenimento di un impero che vantava terre lontanissime anche sulla propria potenza navale, era certamente ferito nell'orgoglio e aveva senz'altro capito che non poteva permettersi di lasciare una nave potente come la Bismarck libera di scorazzare nell'Oceano Atlantico. Per farla breve, avrebbero fatto il possibile e l'impossibile per affondarli. Infatti tutte le navi disponibili vennero mobilitate per dare la caccia alla Bismarck, che nel frattempo era rimasta sola. Dopo un breve scontro con la Prince of Wales e la Suffolk, la Prince Eugen si era staccata per andare a rifornirsi più a sud. Nel frattempo l'Utgens aveva seminato gli avversari, ma poi ingenuamente fece una lunga chiamata radio al comando tedesco per aggiornarlo sulla situazione ed esternare le sue preoccupazioni, dando tempo ai nemici di triangolare la sua posizione, anche se per un incredibile colpo di fortuna, o sfortuna, a seconda dei punti di vista, gli inglesi sbagliarono nel calcolare la posizione della Bismarck, ritenendola più a nord rispetto alla loro, come se stesse tornando in Germania, lanciando quindi alcune navi all'inseguimento dei fantasmi, e quando si accorsero dell'errore, ormai alcune delle navi più potenti della Royal Navy, tra cui le corazzate King George V e Rodney, erano ormai troppo lontane per sperare di poter raggiungere nuovamente la Bismarck. L'unica che poteva farlo era la forza H, che si trovava a distanza a Gibilterra e poteva tagliarle la strada. Dalla portaerei Ark Royal, facente parte della forza H, vennero fatti decollare degli aerosiluranti Swordfish, aerei dal design obsoleto, biplani che potevano caricare un solo siluro e raggiungevano i 225 km/h, quando, per fare un paragone, gli aerei più moderni dell'epoca, dal Spitfire inglese al Messerschmitt tedesco, avevano da tempo abbandonato il design a doppia ala, erano pesantemente armati e potevano raggiungere e superare i 600 km/h. Un primo attacco degli Swordfish non sortì alcun effetto e addirittura inizialmente attaccarono una delle loro navi, lo Sheffield, scambiandolo per la Bismarck. Lo Sheffield comunque non subì nessun danno, sia per via delle manovre evasive, sia per un altro incredibile colpo di fortuna, perché quei pochi siluri che lo raggiunsero non esplosero. Ironicamente, proprio la lentezza e l'obsolescenza degli Swordfish giocò a loro favore. Il sistema di puntamento della Bismarck era tarato per colpire aerei molto più veloci e non riusciva a inquadrare efficacemente i piccoli e lenti biplani, finendo sempre per sparare troppo presto davanti agli aerei senza riuscire a colpirli. D'altro canto, la pesante corazzatura della nave forniva una discreta protezione contro i siluri, però tutto ha un punto debole e in uno di questi attacchi un siluro fortunato riuscì a colpire un punto cruciale della Bismarck, i timoni, che rimasero bloccati a 15 gradi.
Ora è chiaro che se il timone o i timoni di un'imbarcazione non sono più manovrabili e si bloccano da una parte o da quell'altra, a seconda dell'angolo la nave può essere da difficilmente manovrabile a del tutto ingovernabile, come nel caso della Bismarck. L'equipaggio le provò tutte per sbloccarli, facendo intervenire i sommozzatori, manovrando a bassa velocità, cercando di compensare la spinta con le eliche, ma fu tutto inutile. La nave era costretta a girare lentamente in tondo e il suo destino, dopo tutto quello che era successo, era stato segnato da un singolo siluro. Sempre nelle parole del tenente Rechberg, lo stato d'animo a bordo era a dir poco basso. Ci sentivamo come inchiodati al tavolo di un macellaio e non potevamo farci niente. Gli inglesi si accorsero di aver danneggiato i timoni soltanto dopo aver analizzato gli strani movimenti della Bismarck e, sapendo che si sarebbe difesa con tutto quello che aveva, fecero convergere sulla zona tutte le navi disponibili. I primi cacciatorpedinieri la ingaggiarono la sera del 26 maggio, ma furono respinti dal gigante ferito, e la mattina del 27 arrivarono i pezzi grossi, tra cui la King George V e la Rodney, che nel frattempo avevano recuperato terreno e aprirono il fuoco da lunghissima distanza, qualcosa come 25 km, avvicinandosi poi via via sempre di più. La Bismarck cercò di difendersi, ma non potendo manovrare in nessun modo, mise a segno soltanto pochi colpi che provocarono danni limitati, mentre veniva costantemente bersagliata dalle navi avversarie. Dopo 90 minuti di bombardamento incessante, gravemente danneggiata e impossibilitata a rispondere al fuoco nemico, comunque si rifiutava di affondare. Fu soltanto dopo il lancio di alcuni siluri che si inclinò su un lato, inabissandosi poi sotto le onde poco dopo le 10:30 del mattino. Dei 2200 membri dell'equipaggio se ne salvarono soltanto 115, raccolti dalle navi inglesi. La Prinz Eugen riuscì poi a raggiungere in seguito il porto di Brest. Il fallimento della missione della Bismarck, che tra l'altro era la sua prima missione operativa, ricorda un po' un incidente aereo, perché come insegnano certe serie come Indagini d'alta quota e simili, gli incidenti aerei non sono mai causati da un singolo errore catastrofico, ma da una sequenza di errori, sbagli e problemi che presi singolarmente sono più o meno gravi, ma non causerebbero l'incidente, però messi insieme sono pericolosissimi. In questo caso è successa la stessa cosa e questa sequenza di errori è stata analizzata dallo storico navale Andrew Lambert. Il primo errore, forse anche il più grave, è stato commesso prima ancora che la missione iniziasse ed è stato dettato dalla fretta. Infatti la Bismarck e la Prinz Eugen dovevano far parte di una squadra navale di 6 elementi, ma dato che 4 di questi erano in riparazione, invece che aspettare che fossero pronti e dare maggiore forza e sicurezza alla spedizione, si decise di far partire le due navi da sole. I tedeschi avevano già inviato varie spedizioni nel Nord Atlantico senza incontrare particolari problemi, quindi probabilmente ritennero che anche questa sarebbe passata. E dato che avevano affondato più di 20 mercantili contenenti milioni di tonnellate di rifornimenti, avevano fretta di proseguire con queste missioni per accelerare la resa del Regno Unito, che invece, dal canto suo, per lo stesso motivo, aveva potenziato il pattugliamento del Nord Atlantico. Col senno di poi, anche la decisione di Lütjens di non tornare in Germania per le riparazioni può essere considerata un errore, ma è giusto sottolineare che non possiamo sapere come sarebbe andato, in questo caso, un eventuale secondo tentativo di forzare lo stretto di Danimarca. In questo contesto, come anche in altri, Lütjens era in contrasto con il capitano della nave, Ernst Lindemann, perché il primo puntava a completare la missione e il secondo a garantire l'integrità della nave, e questi dissapori di sicuro non aiutavano. La lunga chiamata via radio di Lütjens al comando tedesco fu un altro errore clamoroso, perché permise agli inglesi di individuare la nave, anche se poi commisero a loro volta un grave errore nel calcolarne la posizione esatta. Alla fine la Bismarck venne colpita da quasi 300 colpi di artiglieria e svariati siluri, ma dalle testimonianze dei pochi sopravvissuti emerse da subito la possibilità che la nave sia stata autoaffondata dall'equipaggio per evitare la cattura da parte degli alleati. Spedizioni successive sul relitto fatte tramite mini sommergibili, perché si trova a più di 4500 metri di profondità,
scoprirono che tutti i colpi di artiglieria arrivarono sulla Bismarck sopra la linea di galleggiamento, e nel 2002 il regista James Cameron, nel documentario Affondate la Bismarck, sembra trovare conferma a questa ipotesi, perché nell'analizzare i colpi lasciati dai siluri scoprì che soltanto uno aveva penetrato lo scafo esterno senza però intaccare quello interno. Da analisi successive poi gli esperti stabilirono che la nave venne autoaffondata con l'esplosivo. Nonostante il colpo durissimo, Hitler aveva già la mente altrove, era totalmente concentrato sull'operazione Barbarossa, l'invasione dell'Unione Sovietica, che infatti partì circa un mese più tardi, il 22 giugno 1941. Grazie per avermi seguito, se il video vi è piaciuto non dimenticate di iscrivervi al canale e ci vediamo alla prossima con un'altra storia. Ciao!